buongiorno ragazzi, finalmente l'Italia comincia un po' ad aprire ed io subito sto approfittando per uscire fuori regione. Oggi arriverò a Ferrara, la città della bicicletta per eccellenza. E praticamente la mia idea, come vedete ho caricato la bicicletta, è quella di scendere il Po per un po' fino al suo delta. Discendo un po' per un po', discendo un po' per un po'. Camera al primo piano, questa è la stanza, niente male, c'è anche un balcone che ridà sullo spiazzale dove mi hanno fatto parcheggiare l'auto, che mi faranno tenere tutto il tempo di cui ho bisogno, che saranno penso 3 giorni. Ed ora giretto a Ferrara. Biciclette ad ogni angolo. Cena. Ci stanno più attenti delle nostre parti, portano la mascherina anche sulla bicicletta. Peccato per le visite all'interno, è chiuso. Ok, tutto bene, me la sto godendo, ma non vedo l'ora che arriva domani per partire per il vero viaggio. Castello completo, rifossato e acqua. Quindi la specialità di Ferrara è il kebab. Ferrara è una città molto bella, molto vivibile. Prima con il kebab scherzavo, penso che l'avete capito. E a Ferrara si mangia benissimo, in tutta Italia si mangia molto bene. E questa sera vado a dormire presto perché domani sarà sicuramente una giornata molto dura. Ho intenzione di fare un'80ina di chilometri in posti che non conosco, ma sono sicuro che sarà una bella giornata alla fine. Buonanotte! Buongiorno, tempo di preparare la bicicletta e vai! Questa è già una pista ciclabile. E
casino uscire da Ferrara. Sto costeggiando la statale, non vedo l'ora di arrivare sul Po, ragazzi. Da qui comincia la vera avventura. Bellissimo, bellissimo! Quella che sto percorrendo è la riva destra del Po. La mia intenzione è quella di fare un'ottantina di chilometri, più o meno la zona di Catiepolo, ma non ho una meta precisa. Seguirò un po' gli eventi della giornata. Questo paese si chiama Zocca, ma non è quella Zocca di Vasco Rossi. Ho beccato il tempo migliore che potevo trovare. Assolutamente fresco, piacevole. È più largo di quello che pensavo. Una piazzola, mi fermo un secondo. Praticamente questa mattina sono partito dal centro di Ferrara, ho fatto questo percorso molto trafficato, veramente difficile da fare. Ho percorso tutto questo tratto e mi trovo più o meno in questa zona. Adesso proseguirò, poi abbandonerò il Po di Venezia e prenderò questo ramo del fiume che scende verso la zona di Mesola. E mi fermerò in questa zona oggi. Praticamente qui c'è la porta del Po. Vi faccio vedere qui. Il Po si divide, c'è una parte, la parte più grande va a nord ed io seguirò quest'altra ramificazione che va sul delta più a sud. Non vorrei sbagliare, ma questa ramificazione del Po si chiama Po di Goro. Da questo lato sono in Emilia-Romagna, dall'altro lato c'è il Veneto. Incredibile, non me l'aspettavo, ho percorso un breve tratto in salita di circa 100 metri, ancora un po' in salita, guardate. No, mi sono appena passati 2 gabbiani sulla testa, buon segno. Strada provinciale 11. Ho ripreso la pista ciclabile. 60 km fatti. Mesola 11,7, Monticelli 8,5, Gorino 34, ma non so se arriverò lì oggi.
Ah, che bello accompagnare il fiume al mare! E come il fiume troverò sempre la strada. Che brutta la puzza di cacca controvento. Riprendiamo la statale. Incredibilmente altro piccolo strappo in salita. Fiumiciattolo a destra e Fiumiciattolo a sinistra. Chiamalo Fiumiciattolo. Ok. Ho trovato una fontana e una panchina, una bella sosta, non me la toglie nessuno adesso, dai. Andiamo a fare un giro intorno al castello Estense. Il rigagnolo. Questa è la via Romea, è molto trafficata. Traffico, ragazzi, finalmente ne sono uscito. È nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Strada provinciale 38. Comotte, hai sbagliato. Mi hai fatto rimanere su questa strada. Catiepolo. Comotte, mi avevi sbagliato, porca miseria. Comune del Parco regionale Veneto del Delta del Po, Catiepolo. Il cazzo. Che ricalcoli? Cosa ricalcoli? Ho appena visto che qui c'è una trattoria. Magari. Viene ricalcolato. Sì, ok, ricalcola. Ora fai una inversione a U. Ok, dopo. Ho visto che qui c'è una trattoria, chissà che non si può anche alloggiare. Messo, buonasera. E una domanda, c'è qualche posto qui per poter alloggiare? Io sto con la bicicletta che sto facendo parecchio, però sto andando verso il delta, cioè. Ma sono potuto lì? Cioè, sto venendo da Catiepolo. Anche a provare chi è a Villa Martina? Ah no, le stanze da dormire. Allora, dietro. Allora, ci proprio puoi. qua? No, ci puoi arrivare, guarda. Aspetta. Allora, guarda, tu prosegui per questa strada Sì, qui e continuo poi dritto. vai dritto, c'è Villa Martina, ha stanze per dormire. Non so se sono impegnate o meno, comunque loro ce l'hanno. Perfetto. Le chi a neanche un chilometro. Grazie. Vedo che suo figlio viene spesso in qua col motorino, perciò è transitabile la strada. Ma ci provo. Ciao, grazie. Ciao. Deciso di andare avanti. Ho visto che tra una decina di chilometri dovrebbe esserci un camping. Se è chiuso, ovviamente mi accamperò in qualsiasi posto.
scusate, vado bene da questa parte? 6 chilometri dovrebbe esserci un camping. Speriamo che è aperto, dai. Ho superato i 100 chilometri. In fondo c'è il mare. Ci siamo. Una bella strada bianca alla fine ci voleva, dai. Ci mancava anche il vento. Porca miseria. Ops. Allora, mi hanno detto che fra 3-4 km dovrebbe esserci un camping, ma probabilmente è chiuso. Ok, posso dire comunque che come gravel questa bici va veramente molto bene. Promossa, il vento quasi che mi ferma. Epilogo della situazione, sono arrivato a Porto Tolle e volevo campeggiare in questo campeggio qua a fianco, ma purtroppo ci sono ancora i lavori in corso, apriranno il 15. Alla fine ho chiesto a un signore a fianco al campeggio, è incredibile ma vero, vedete la fortuna, mi ha permesso di campeggiare in questo enorme giardino, in più gratis. A un ristorante, questa sera cenerò da lui. Tira molto vento e quindi ho trovato questa bella zona coperta dove poter montare la tenda. Meglio di così non si può. Ci siamo. Ora vi faccio vedere la mia casa. Ecco qui. Che ne dite? Niente male, dai. Questa sera tagliatelle alla bolognese. È una bella cotoletta con patate fritte. Questo è offerto. Bene amici, anche questa giornata è finita. È stata una bellissima esperienza. Sono partito da Ferrara, ho disceso la riva destra del Po e sono arrivato a Porto Tolle. Tutto come previsto. Alla fine ce l'ho fatta veramente molto bene. Sono molto soddisfatto. Una bella esperienza. Domani si proseguirà con la scoperta, l'esplorazione del delta. Io vi auguro buonanotte. Ciao.